Prego. Buon pomeriggio, benvenuto, benvenuti a tutti voi e benvenuto al professor Antonio Lucio Giannone dell'Università del Salento, che ringrazio per aver accolto il mio invito e l'invito anche appunto dei colleghi del Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università degli Studi di Salerno, che terrà una lezione dal titolo Due poeti italiani del Novecento fra Sud ed Europa, Girolamo Comi e Vittorio Bodini. Ringrazio il professor Carmine Pinto, coordinatore del dottorato in studi letterari, linguistici e storici, e saluto i docenti, i dottoranti. Antonio Lucio Giannone è professore ordinario di Italiana Contemporanea presso il Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università del Salento. Si è occupato in particolare della poesia italiana del Novecento, del futurismo, di scrittori e scrittrici contemporanei, di aspetti e figure della cultura letteraria meridionale dell'Otto-Novecento, dell'opera di Vittorio Bodini. Fra i volumi più recenti si segnalano L'avventura futurista, Pugliesi all'avanguardia, 1909-1943, Le scritture del testo, Modernità del Salento, scrittori, critici, artisti del Novecento e oltre, fra Sud ed Europa, studi sul Novecento letterario italiano, sentieri nascosti, studi di letteratura italiana dell'Otto-Novecento, ricognizioni novecentesche, studi di letteratura italiana contemporanea. Fra le curatele ricordiamo Michele Saponaro, 50 anni dopo, Cristo si è fermato a Eboli di Carlo Levi, Rina Durante, Il mestiere del narrare, la poesia dialettale di Nicola De Donno, Vittorio Bodini, Fra Sud ed Europa, 1914-2014, Girolamo Comi, Poesie, Spirito d'armonia, Canto per Eva, Fra lacrime e preghiere, con Simone Giorgini, Tra realtà storica e finzione letteraria, studi su Sigismondo Castrovillari. Grazie al professore Giannone, al caro amico Antonio Lucio Giannone, a te la parola. Grazie Carlo, buonasera, buon pomeriggio a tutti, gli amici, colleghi, professori Carlo Santoli e Alberto Granese e tutti i dottorandi. Ringrazio anche Carlo di questo gentile invito che mi ha fatto molto piacere perché con l'Università di Salerno abbiamo avuto sempre dei rapporti amicali e con altri colleghi, oltre al professore Granese, col professore Martelli, col professore Aiello, anche col professore Aimone, che purtroppo non c'è più da qualche anno. E quindi mi fa molto piacere questo incontro, questo ritorno, diciamo, anche attraverso appunto il canale telematico. E così, la lezione, l'incontro di oggi, diciamo così, è dedicato a due poeti italiani che io colloco tra Sud ed Europa, seguendo un po', rifacendomi a un verso proprio di uno di loro, Vittorio Bodini, il quale in una poesia dice: "Il Sud ci fu padre e nostra madre l'Europa". Ecco, il Sud ci fu padre e nostra madre l'Europa. Che significa? Quindi io spesso parlo di questi due poeti anche nel mio ultimo volume, pubblicato appunto dalle edizioni di Sinestesie, dirette appunto dal professore Santoli. Ho dedicato una sezione proprio a Bodini e a Comi, due poeti italiani fra Sud ed Europa. Mi piace insistere un po' su questo concetto. Perché tra Sud ed Europa? Perché sono un po' i due poli ideali, reali, della loro vita, della loro attività letteraria, della loro esperienza culturale, in quanto si tratta di due poeti nati appunto nel sud, adesso li esamineremo più da vicino, ma sempre vissuti e che hanno operato in una dimensione europea. Ecco, in particolare Comi si è formato e ha sempre guardato alla Francia dei grandi poeti simbolisti. Mentre Bodini ha guardato alla Spagna,
alla Spagna dei poeti, grandi poeti del barocco e dei grandi poeti appunto anche qui del Novecento, García Lorca, Rafael Alberti, Alexandre, eccetera. Fra l'altro Bodini è diventato anche un grande traduttore, no, della letteratura spagnola, proprio di queste due, questi due degli scrittori di questi, appartenenti a questi due periodi, al Siglo d'Oro, il 600 spagnolo e il 900. Ecco, quindi Sud ed Europa sono i due poli ideali dell'attività di questi due poeti, i quali purtroppo, ecco, non sono conosciuti come meriterebbero. Io insisto molto anche su questo, ne parlavamo anche poco fa col professore Santoli, purtroppo per motivi che non si riferiscono, non attengono alla qualità della loro opera, che a me sembra, a me, non soltanto a me, ma a tanti studiosi, anche lettori, una qualità alta, un livello molto alto, ma ad altri fattori che magari esamineremo adesso tra un po'. Purtroppo quindi per questi motivi, che vedremo, esamineremo più in dettaglio, non sono noti come meriterebbero, e quindi non figurano, i loro nomi non figurano sulle antologie, sui manuali scolastici, oppure se figurano sono solo citati, non c'è un approfondimento critico appunto adeguato per la loro opera e per la loro attività. Anche per questo io, sulla scia anche dei miei maestri dell'Università del Salento, che mi piace anche ricordare, il professore Mario Marti, docente di letteratura italiana, e il professore Donato Valli, in particolare docente di letteratura italiana contemporanea, che hanno incominciato questo lavoro di scavo, di approfondimento critico di queste due figure, ho continuato a studiare e a occuparmi appunto di questi due autori, che ritengo appunto tra i più originali poeti italiani del Novecento. Quindi ho lavorato su questa materia in questi ultimi decenni, si può dire, e ho prodotto anche dei risultati, ho cercato di valorizzare anche queste figure attraverso la pubblicazione delle loro opere. Ecco, in particolare possiamo incominciare già dal primo appunto di questi poeti, da Girolamo Comi, seguendo un po' anche un ordine cronologico. Proprio 2 anni fa è uscito questo volume che io ho portato, che adesso vi faccio vedere, Poesie, che comprende appunto, pubblicato dall'editore Musicaos di Neviano, che è un paesino in provincia di Lecce, ho raccolto tutte le poesie di Girolamo Comi, un'edizione che mancava da quando proprio il professore Donato Valli pubblicò con l'editore di Ravenna nel ormai lontano 1977 l'opera poetica di Comi, che però appunto è esaurita, e quindi anche le opere di Comi non si trovavano in mercato, nemmeno nelle librerie, voglio dire, a parte qualche biblioteca, ma insomma nelle librerie non si trovavano. Quindi chi voleva approfondire la poesia di Comi non aveva nemmeno gli strumenti a disposizione. Quindi questo volume, ecco, Poesie di Girolamo Comi, che comprende le sue 3 principali raccolte, colma questa lacuna. 3 principali raccolte che, come vedremo, sono Spirito d'armonia, Canto per Eva, Fra lacrime e preghiere. Ripeto, pubblicato dall'editore Musicaos, che abbiamo presentato proprio con un webinar a luglio, se non ricordo male, ed è disponibile anche questa presentazione su YouTube, quindi chi fosse desideroso, curioso di seguirla può anche aprire, diciamo, la video di YouTube e assistere a questa presentazione curata, oltre che dal sottoscritto, anche da vari colleghi che hanno esaminato appunto la poesia di Comi da vari punti di vista, ed è venuto fuori anche quasi un piccolo convegno, no? Come mi piacque definirlo, quella più che una vera presentazione, quasi un piccolo convegno su Comi, utilissimo appunto anche per gli studenti, per gli studiosi, penso. Tant'è vero che, come si diceva prima, ha avuto numerosissime visualizzazioni, nonostante si tratti di un poeta anche molto arduo e poco conosciuto, appunto, come dicevo poco fa.
Ma vediamo un poco, andiamo in ordine, vediamo un po' chi era Girolamo Comi e quali sono le caratteristiche della sua poesia, e poi passeremo a Bodini, che è più giovane di una generazione. Perché? Perché Vittorio Girolamo Comi nacque in una frazione di Uggiano La Chiesa, in provincia di Lecce, che si chiama Casa Massella, ancora adesso esiste, sono paesini piccoli del Salento. Casa Massella è una frazione addirittura di un comune, vicino Otranto, tanto per citare un po' la località più nota, ecco, vicino a questi paesini del Salento, e Otranto è una località molto nota, immagino in campo nazionale anche, ecco. A Casa Massella la famiglia di Comi aveva il palazzo di famiglia, appunto, il palazzo baronale, perché Comi era figlio di Giuseppe Comi, barone di Lucugnano, che è un altro piccolo centro del Salento, più a sud, in provincia di Tricase, in frazione di Tricase. Il padre quindi era Giuseppe Comi, che ebbe questo titolo baronale nell'Ottocento, e la madre era Costanza De Viti De Marco, che era sorella appunto del famoso economista De Viti De Marco, economista e uomo politico tra i maggiori della fine dell'Ottocento e dei primi decenni appunto del Novecento. Ecco, Comi quindi nasce, dicevo, a Casa Massella nel 1890, quindi tanto per avere un'idea, ed è questo, sto facendo questo nome perché lo ritroveremo tra un po', era due anni più anziano, nacque due anni dopo Giuseppe Ungaretti, tanto per avere un'idea della generazione un po' in cui si collocano, no, questi autori. Quindi due anni dopo Ungaretti e 8 anni prima di Eugenio Montale. Ecco, questa è la collocazione, diciamo, di Comi anagrafica, da un punto di vista della generazione. Comi frequenta le prime scuole nel Salento, nel suo territorio, però dimostra una scarsa disciplina scolastica, tant'è vero che la madre, che era una donna piuttosto rigida e severa, lo manda a studiare in un collegio svizzero, no? Un tradizionale luogo, tappa appunto per un'educazione rigorosa. Lo manda a studiare in Svizzera, quindi in un collegio a Uscì, un quartiere residenziale di Losanna, in Svizzera, e nella speranza appunto che questa formazione più rigida potesse mettere il figliolo sulla strada più giusta, diciamo. Ecco. Qui Comi invece scopre la passione per la letteratura, scopre la sua passione per la letteratura, continua anche questa vita un po' dissipatrice, diciamo, non mette la testa a posto, come si dice, ma adesso del fatto biografico ci interessa poco. Interessante invece questa scoperta della passione letteraria in Svizzera, pensate, cioè un poeta che nasce in un paesino del sud d'Italia, che si trasferisce in Svizzera e scopre la sua passione letteraria. A contatto, ecco, la prima indicazione che dobbiamo dare, che poi è un'indicazione che resta anche per tutta l'attività successiva, scopre la grande lezione dei simbolisti francesi e pubblica nel 1912 a Losanna la sua prima raccolta, Il Lampadario, nel 1912, pensate, nel 1912 pubblica questa sua raccolta, che lui successivamente rinnega, rifiuta. Infatti questa raccolta non figurerà più nelle sillogi che Comi pubblicherà appunto successivamente. La rifiuta perché si accorge che non si tratta di una poesia originale, si tratta di una poesia un po' che rispecchia quella che è la cultura letteraria e poetica in particolare dei tempi. E quindi la rifiuta. Ma importante invece questa sua formazione, dicevo, prima in Svizzera. E poi quando la madre lo priva anche di quell'assegno che gli passava, perché lo vuole punire, in quanto Comi aveva avuto un'avventura anche con una donna sposata, per esempio, ecco, tanto per avere un'idea, Comi si trasferisce a Parigi per fare lezioni private di italiano e per poter continuare, per poter avere un sostegno anche economico.
cerca di dare lezioni appunto di italiano e di francese agli studenti italiani, ovviamente che vivono in Francia, e di italiano ai francesi. E vive a Parigi, ecco, si trasferisce quindi a Parigi, dove vive dal 1912 al 1915. Pensate, sono gli stessi anni, e questo l'ho messo in evidenza anche nella mia introduzione, in cui a Parigi vive Giuseppe Ungaretti, il quale, come sapete, si era trasferito dall'Alessandria d'Egitto per andare a studiare, pure alla Sorbonne, no? Seguiva le lezioni della Sorbonne. Vive quindi in quegli stessi anni a Parigi, Girolamo Comi. Ecco, e qui si immerge ancora di più in quella temperie artistica, letteraria, che caratterizzava la capitale francese, no? In quella straordinaria stagione in cui nasce in fondo la modernità letteraria, e nasce a Parigi, e la modernità letteraria, che poi si diffonde un po' in tutta Europa. E a Parigi, come sapete, vivevano i maggiori scrittori, artisti, musicisti, non solamente europei, ma che andavano a Parigi da tutto il mondo. Basti pensare, non so, qualche nome: Modigliani, Chagall, Stravinsky, Apollinaire, che era francese, che diventa amico di Ungaretti, come sapete, aderisce anche un po' al futurismo. Ecco, questi sono gli anni e l'ambiente in cui vive Parigi, Comi a Parigi, e si forma sulla base sempre della lezione dei simbolisti francesi. Conosce anche direttamente alcuni rappresentanti della grande letteratura francese, come per esempio Paul Claudel e Paul Valéry, tanto per dire due nomi fondamentali, significativi della letteratura francese del Novecento. Ecco, questa è la formazione di Comi. La formazione di Comi avviene quindi in Europa. Ecco, nel sud Comi era vissuto nei primi anni, diciamo, fino all'adolescenza, però la sua formazione avviene in Europa, e questa formazione europea e francese in particolare resta alla base della sua attività letteraria. Che succede dopo? Che ovviamente nel 15 l'Italia entra in guerra, no? Nel 14 scoppia la prima guerra mondiale, nel 15 entra in guerra l'Italia, Comi viene richiamato alle armi, e questi anni della guerra sono particolarmente dolorosi per lui, perché Comi era, si scopre di Comi un carteggio pacifista, come si direbbe oggi, no? Con un letterato svizzero, e Comi viene incarcerato perché era un reato manifestare questo atteggiamento nei confronti appunto dell'intervento italiano in guerra. Viene incarcerato e viene liberato soltanto grazie all'intervento appunto di quello zio materno che ho citato prima, De Viti De Marco, attraverso l'intervento che gli permette, ecco, di uscire dal carcere, ma di raggiungere appunto invece la zona di guerra. E non so appunto se a quel punto era preferibile restare in carcere o combattere direttamente in trincea o comunque dal fronte. Questo sbalzo causa a Comi una nevrastenia cerebrale, per cui viene ricoverato in un ospedale di campo. E quindi la sua esperienza bellica finisce qui, comunque molto travagliata, come potete vedere. E quindi Comi ritorna, poi la guerra finisce appunto nel 18, e Comi subito dopo la guerra si sposa con una donna di origine anche pugliese, che viveva a Milano, ma insieme con lei mettono su casa a Roma. Ecco, a Roma Comi vive dal 1920 al 1946, quindi sono quasi tre decenni in cui Comi appunto vive nella capitale ed entra in contatto con ambienti letterari, filosofici, anche esoterici. Ecco, questa è la caratteristica che diciamo dobbiamo mettere in rilievo. Perché? Perché Comi in quegli anni, come si sa, c'era questo filone anche esoterico, no? Che percorreva quasi sotterraneamente la letteratura, l'arte, non solamente italiana ma europea del tempo. Ecco, Comi entra in contatto con le opere di uno dei maggiori esponenti delle dottrine esoteriche di quegli anni, un nome noto, diciamo, anche adesso ogni tanto esce fuori, Rudolf Steiner.
Rudolf Steiner, il fondatore della cosiddetta antroposofia. Antroposofia. Comi frequenta quindi questi circoli letterari, intellettuali della capitale, con questo sfondo esoterico, conosce personaggi come Arturo Onofri, che forse è il nome più noto, che muore però nel 1928, con cui stringe un sodalizio anche molto intenso, sia pure per pochi anni. Nicola Moscardelli, poeta abruzzese, anche che viveva a Roma, e altri appunto personaggi intellettuali, diciamo, molto noti allora, come Julius Evola, per esempio. Julius Evola, con cui esiste anche un carteggio che è stato anche pubblicato. Ecco, in questi anni Comi riprende la sua attività letteraria quando si trasferisce a Roma, abbiamo detto nel 1920, e riprende a pubblicare alcune raccolte, che ecco la caratteristica che l'ha condannato anche un po' alla emarginazione, quello che dicevamo prima, un po' alla dimenticanza, come è successo pure per Bodini, ma per altri motivi. Pubblica queste raccoltine in autoedizioni molto raffinate, molto lussuose, secondo un po' uno stile anche estetizzante, d'annunziano dell'epoca, dei libri tirati in pochissimi esemplari. Pensate che uno di questi libri, Smeraldi, del 1925, esce in soli 7 esemplari. Pensate poco, che diffusione potevano avere queste raccolte poetiche. Adesso leggeremo anche qualche testo di Comi, così vi renderete conto anche ovviamente dei temi della sua poesia. Nel 1929, ecco, non sto a citare tutte le raccoltine che pubblica in queste autoedizioni, nel 1929 Comi stesso pubblica una sua autoantologia, raccoglie, cioè sceglie una serie di testi dalle raccolte precedenti e li riunisce in un volume intitolato proprio Poesia, che esce nel 1929. Poesia, la prima antologia poesia, poi ce ne sarà un'altra pubblicata 10 anni dopo, che esce con una casa editrice da lui stesso fondata, pensate, proprio insieme a Arturo Onofri e a Nicola Moscardelli. Questa casa editrice si chiamava Al tempo della fortuna. Anche qui si tratta di una piccola casa editrice che ovviamente non permetteva di avere grandi diffusione a questi libri. Erano raccolte anche qui molto raffinate, esce anche una raccolta postuma di Onofri con questa casa editrice, di Moscardelli, di altri autori, anche di Corrado Govoni. Ecco, ma ovviamente non avevano una larga diffusione. Questo, dicevo, è uno dei motivi della emarginazione dal canone letterario di Comi. Comi ha avuto una scarsa fortuna critica, è stato apprezzato da alcuni critici che l'hanno seguito, in particolare vorrei citare Arnaldo Bocelli, lo stesso Donato Valli, che è stato quasi un suo allievo, qualche altro, ma insomma non ha avuto una grande fortuna. Oreste Macri, ovviamente, che l'ha valorizzato, ma non ha avuto una grande fortuna critica. Proprio per questo motivo, perché questi volumi non avevano una larga diffusione, in quanto erano autoedizioni. Poi Comi, ecco, un'altra caratteristica della sua personalità, della sua poesia, che ho messo in rilievo nella mia introduzione a questo volume che vi ho mostrato, ha condotto sempre per tutta la vita una sorta di ricerca spirituale, di tipo spirituale, non concedendo niente al facile consumo letterario. Ecco. Comi, anzi, lo dice esplicitamente in alcuni suoi testi, rifiuta il mestiere del letterato. Conduce questa ricerca spirituale che ovviamente appunto non gli dava nemmeno questa una possibilità di farsi conoscere, come è successo per tanti altri anche meno validi poeti. Quindi, ecco, per ritornare al nostro discorso, nel 29 pubblica quindi questa prima antologia, a cui seguono altre raccolte, sempre pubblicate con queste edizioni, Al tempo della fortuna, questa casa editrice, ripeto, da lui stesso fondata negli anni 20, quando appunto si trasferisce a Roma. Ecco, nel 1933 poi c'è una svolta nella vita di Comi, perché Comi si converte al cattolicesimo. Questo fino al 1932-33 Comi ha questa concezione
immanentistica della realtà, influenzata, dicevo, dal pensiero di Rudolf Steiner, dalla dottrina antroposofica di Rudolf Steiner. Adesso cercherò anche di chiarire, anche adesso che leggeremo qualche testo, che significa questo. Significa che per Comi, questa idea, questa concezione immanentistica, significa che per Comi appunto l'assoluto, il divino, coincide con la realtà, con la natura. Non c'è un ente superiore, un ente che trascende appunto la realtà. L'assoluto è la natura stessa, è la natura stessa. E con la natura, con la realtà, col cosmo, c'è, ecco, una profonda consonanza, una comunione profonda, perché proprio in base a queste dottrine antroposofiche di origine esoterica, Comi appunto credeva fermamente nell'esistenza di aspetti comuni appunto tra l'uomo e il cosmo, aspetti soprattutto di carattere spirituale, ovviamente, aspetti di carattere spirituale, per cui adesso che leggeremo qualche poesia c'è questa immedesimazione appunto nella natura, nel cosmo. Ecco, e vi voglio incominciare a leggere, vediamo se riesco allora a trovare, a farvi condividere anche la lettura dei testi. Io adesso vado alla, vediamo se ce la faccio. Che succede? Perché non mi dà la possibilità di condividere? Lucio, devi aprire il file. Devi aprire il file sulla scrivania. Vabbè, se non si toglie questo, come faccio ad aprire il file se non si toglie lo schermo qui? Deve disattivare la condivisione vicino al microfono, c'è una X. Ah, sì? Sì. Interrompi condivisione, però dice. Sì. Apri pannello di condivisione, vediamo. Sì, ecco qui. Ma questa operazione l'ho fatta anche prima e non mi ha dato la possibilità. Ecco, condividi. Vediamo. Niente, non si chiude lo schermo. Com'è? E vabbè. Devi aprire il file sul desktop. Devi aprire il file sul desktop. Devi prima aprire il file e poi fai condivisione. Sì, ma se non si toglie questo schermo, come faccio ad aprire il file? Se non si toglie. Forse è già aperto, quindi vuole abbassarlo con sì, la lineetta. No, si vediamo se c'è così. Adesso vediamo il suo schermo, però. Sì, adesso lo apro, ecco. E stava proprio qui. Ecco qui, siamo arrivati. Come presentazione. Vediamo, qui è proprio un PowerPoint, adesso vi farò vedere anche qualche immagine. Adesso si vede. Per avere un'idea anche. Questa è una foto del Comi proprio a Parigi, quando si trova a Parigi, dal 12 al 15, che è stata ritrovata presso appunto il palazzo di Lucugnano, presso l'archivio, il grande archivio che c'è a Lucugnano. Dunque, vediamo, andiamo più giù, vediamo che c'è ancora. Questa è un'immagine di Comi maturo, più avanti negli anni. Questa è invece un'immagine dei soci dell'Accademia Salentina, di cui parlerò tra un po'. In questa immagine ci sono anche dei personaggi molto noti, fra cui Oreste Macri e sulla destra, per chi guarda, Maria Corti, una giovane Maria Corti che fungeva proprio da segretaria dell'Accademia Salentina, di cui tra un po' parlerò. Ecco, questa è la rivista invece che Comi fonda, l'Albero, nel 1949, un anno dopo la fondazione dell'Accademia Salentina, ma di questo parlerò più avanti perché si riferisce all'ultimo periodo. Ecco, questi sono alcuni i libri di Comi, il lampadario, non il primo lampadario, ma il secondo lampadario che pubblica nel 20. Questo in alto, vedete sulla destra, è poesia, l'antologia in cui lui raccoglie i testi precedenti, una scelta dei testi precedenti. Queste sono le edizioni al tempo della fortuna di cui ho parlato prima, queste che stanno sulla destra,
sono altri, questi sono ancora altri libri di Comi, che pubblica sempre in queste edizioni molto, molto ridotte, sono quasi tutte autoedizioni. Questa ancora continua l'opera di Comi, altri volumi di Comi. Queste derivano, queste foto, da una grande mostra che abbiamo realizzato, ecco, questa è un'informazione che vi sto dando, proprio in occasione del cinquantenario della scomparsa di Comi. Comi morì nel 1968, quindi nel 2018, per meglio dire nel 2019, perché poi è stato rinviato di un anno, comunque, è stata inaugurata presso la Biblioteca Provinciale di Lecce una grande mostra in cui sono stati esposti appunto dattiloscritti, volumi, foto, opere d'arte, eccetera, per ricostruire, in cui abbiamo cercato di ricostruire appunto la figura di Comi, e c'è ed esiste anche è stato pubblicato in quell'occasione anche un bellissimo catalogo da cui sono tratti queste immagini, queste slide che io vi sto facendo vedere adesso. Queste sono la bibliografia di Comi, le opere di Comi che si trovano sempre in questo catalogo. Questo è il volume che vi ho fatto vedere prima, in cui abbiamo raccolto le sue raccolte, abbiamo raccolto i suoi libri. Questa invece è la prima originale raccolta di Comi, non la prima in ordine cronologico, ma la prima delle tre che noi poi abbiamo inserito in questo volume, Spirito d'Armonia, che esce nel 1954, pubblicato nelle edizioni dell'Albero. Anche questa è una piccola casa editrice fondata da Comi, dopo quella che ho citato prima, al tempo della fortuna. Ecco, allora vediamo un po' qualche poesia di Comi, in modo da avere un'idea un po' della sua, appunto, della sua poesia, della sua, del tipo di composizioni che lui realizzava. Questa è tratta dal secondo Lampadario, pubblicato nel 1920, perché Comi, dopo che pubblicò il primo, il Lampadario, nel 12, stranamente pubblica nel 1920 un'altra raccolta intitolata Lampadario. La differenza era soltanto che qui non c'era l'articolo, ecco, non c'era l'articolo Lampadario, però non ha niente a che fare con quella prima raccolta rifiutata, con quella raccolta che era stata rifiutata. Tant'è vero che mise anche i critici un poco in difficoltà, perché fino a un certo anno pensarono che si trattasse sempre della stessa raccolta, invece sono due raccolte diverse. Ecco, in questa raccolta, che comprende, a cui poi seguono Boschività sotterra, vedete Smeraldi, in questa raccolta c'è questa poesia che dà già questa idea di questa, come dicevo prima, immedesimazione con il cosmo, con la natura. E leggiamola allora. I rosai di qui sono un fiammante abbandono de fluorescenze pensose, soffici d'universi, tutti a ghirlande, emersi da profondità, rose. I rosai di qui, biondo clamore di calde spalliere di luce, vivai di raggiere il porpora e viola profondo, vergini continuità, rosai arrovesciati o sommersi in soffici sogni universi, o arrampicati a telai, doloroso turchino, rose e fluorescenze d'aurore impetuose. Ecco, questa è una delle prime raccolte di Comi, delle prime poesie, e questa anche appartiene al primo periodo, in cui c'è questo sentimento del cosmo a cui accennavo prima, questa comunanza, diciamo, di natura spirituale col cosmo, no? In cui emerge il motivo della luce, che ha una valenza divina. La luce è un simbolo dell'assoluto, del divino, una luce che si identifica col sole, ovviamente, che è la principale fonte, no, di luce per l'umanità, per la natura, per il cosmo. Leggiamola allora questa poesia. Appartiene sempre, diciamo, alla prima fase, alla fase che io ho definito, sulla base anche di quello che hanno detto critici precedenti, ovviamente, della poesia cosmica di tipo immanentistico, in cui, ripeto, l'assoluto coincide appunto con l'universo, col cosmo. Sento i violini del sole in archi viola di suoni ardere sulle corolle ed incendiarne gli aromi. Velario di pollini sorla di glauche gole d'aurora, o s'intride del multicolore clamore delle corolle. Sento i violini del sole in arcobaleni d'accordi sprofondare nei caldi ricordi di impetuosissime flore, combustione odorosa di nudità di giardini,
sotto i violenti violini della luce lussuriosa, dove potete notare anche questa sinestesia molto originale, no? I violini del sole, sento i violini del sole, in cui appunto un suono, quello del musicale dei violini, è associato alla luce del sole, no? A esprimere proprio questa potenza, questa forza che ha la luce del sole, che, ripeto, ha una valenza divina, però divina in questo senso, nel senso appunto di immanentistico del termine. Vediamo ancora, andiamo un po' più avanti. Ecco, questa per esempio è una poesia, vedremo la differenza anche con Vittorio Bodini, l'ho definita anche un po' brevemente nella sintesi che ho mandato al professore Santoli, un po' di questi due poeti, perché la poesia di Comi è una poesia di tipo metastorico, prescinde dalla storia, dalla società, da tutto, anche dalla, pur essendo nato nel sud, Comi non descrive mai, non parla mai del Salento se non in termini quasi astratti. Ecco, la sua terra è descritta così, alla sua terra allude in questo modo attraverso appunto simboli, immagini del Salento, numeri, figure, libri, simboli di una misura silenziosa e sicura, fanno che io riposi o vibri, vivo di sobri equilibri nello same della natura. Cristalli di luce varia spaccano l'ozio dei suoli per fecondarlo di voli, di cantici, d'aromi e d'aria, e perché l'ansia del dire si incanti nelle matrici rocciose delle radici e nel loro fondo fiorire. Ecco, penso che queste letture possano essere utili per capire un po' il tipo di poesia di Comi. Una poesia del tutto originale, in cui, come ho messo in evidenza anche nella mia introduzione, nel mio scritto introduttivo al volume, è come lontanissimo dal tipo di poesia lirica, in cui emerge l'io lirico, no? Qui non c'è l'io lirico, qui questa è una poesia di tipo oggettivo, in cui emerge questa esaltazione del cosmo, della natura, della realtà. Non a caso il primo critico di Comi, che era un critico molto noto, importante, critico e poeta del Novecento, Sergio Solvi, parlò appunto di una poesia cosmica, cioè non più basata quindi sull'io lirico, ma una poesia di tipo oggettivo, in cui non emergono, cioè, la sofferenza esistenziale, non so, i ricordi, i dolori dell'io del poeta, ma emerge invece questa esaltazione del cosmo, intesa prima in senso immanentistico e poi vedremo in senso trascendentale. Vediamo ancora, andiamo più avanti. Ecco, questa è una poesia molto bella, appunto. Siamo nel 29-30, vedete, tratta da questa raccolta, Cantico del tempo e del seme, in cui c'è questa glorificazione, si può dire, della natura, del cielo, dell'universo. Sentito però, ecco, in comunanza, diciamo, con l'uomo, con la spiritualità umana, non come qualcosa di puramente esteriore, descrittivo, estraneo, ma qualcosa che appartiene, perché tutto, ecco, secondo la dottrina esoterica di Steiner, tutto ha origine nell'unità, e quindi l'uomo era unito alla materia, all'universo, da lì poi tutto si è diffuso, è nato, ma all'inizio c'era soltanto questa unità, e quindi Comi sente ancora fortemente questa comunanza spirituale con l'universo. E dice, vedete, questo è un sonetto, il cielo ha una veemenza così netta di luce inesauribile che sposta ogni potenza, pure se perfetta, fino a fiaccarne la figura e l'ossa. L'azzurro è sì continuo che stanca anche l'eroe plasmato dal suo fiato, per cui ogni pensiero è inadeguato a rinsanguarsi dell'alta sua vampa. In te canti, se può, il seme casto chiuso nella fragranza originaria della radice, verso cui converge in veli di sottile linfe l'aria lievitata da sempre d'un impasto di impetigastri e di rugiada d'erbe. Vedete, siamo molto lontani da quella poesia a cui noi siamo abituati, no? Alla poesia appunto dell'io, che caratterizza la poesia novecentesca in fondo, no? Ecco, questa è una delle più belle poesie di Comi, in cui c'è sempre questa glorificazione dell'universo paragonata quasi a una sorta di architettura, no? Un'architettura, dice così, l'architettura solare delle giornate perfette
dona più altezza alle vette, più profondità al mare. Concilia fuochi turchesi con tenerissimi albori e suddivide in riflessi eterei carni di fiori. Tutto l'azzurro combacia, sferica e morbida selva, d'aliti d'oro e di perla, con la votiva tenacia delle radici e dei frutti e degli spiriti tutti. Vedete? Ecco, anche questa belle carni del cosmo, vedete, c'è questa carnalità quasi che lui riscontra nell'universo, nel cosmo, no? A dire nel Grembo dei Mattini, questa siamo ancora nella fase dell'immanentismo, adesso arriviamo però alla seconda fase. Ecco, dicevo che nel 33 avviene questa svolta, dopo questa fase di poesia cosmica di tipo immanentistico, in cui, ripeto, l'assoluto coincide con l'universo, con la realtà, Comi si converte, proprio nel 1933, datata la conversione di Comi, grazie ai colloqui avuti con un sacerdote, storico delle religioni, esponente del cosiddetto modernismo cattolico, Ernesto Buonaiuti, una figura importante appunto della storia della Chiesa nel Novecento italiano, Ernesto Buonaiuti si converte al cattolicesimo e quindi nascono questa seconda fase della sua poesia, una poesia cosmica sempre, in cui c'è sempre questa esaltazione del cosmo, dell'universo, che è il motivo principale, ecco, della poesia di Comi, e questo è il motivo, questa bellezza dell'universo che viene glorificata in tutte le sue manifestazioni. E io ho esaminato per esempio molto da vicino una delle più belle liriche di Comi, il Cantico del Mare, in cui c'è questa esaltazione appunto del mare, molto bella anche quella poesia, e l'ho pubblicato questa lettura proprio nel volume, che è scaricabile in ebook, in open access, proprio nella collana diretta dal professore Santo, nelle edizioni Sinestesie. Quindi se c'è qualcuno curioso di leggere per esempio questo itinerario di Comi, lo può vedere lì, o anche la lettura di questo Cantico del Mare di Comi, in cui io approfondisco appunto questi motivi. Dicevo, comunque, nel 33 Comi si converte al cattolicesimo e nasce appunto questa, la poesia di tipo invece trascendente, la poesia cosmica di tipo trascendente, ed è la grazia, e questa poesia che figura in questa raccolta Cantico dell'Argilla e del Sangue, dà già un primo segnale di questo passaggio a questa seconda fase. Leggiamola. Se la tua grazia mi inonda e mi colma, il respiro mi manca. Ed è allora che io sento il verbo e dimentico l'ombra della mia cupa e orgogliosa parola. Se tu m'assisti, il mio cuore diventa un grande bosco di pensieri vivi, in cui regna e s'eterna la sementa dell'ansia antica dei morti e dei vivi. Ed una forza armoniosa invade le sillabe del sangue e le rende preghiere piene, dove rotea e splende la rosa aurea dei tuoi cieli, Padre. Ecco, vedete, no? C'è già il riferimento al Dio dei cristiani, al Dio dei cattolici. E così anche clima del tempo eterno, noi non abbiamo tempo per leggere. Ecco, molto bella, è una poesia che mi piace molto, è questa preghiera per la madre, in occasione appunto della morte della madre, in cui c'è questa, anche qui, questa si rispecchia questa concezione cattolica, cristiana, ormai della vita, ma in cui emerge anche sempre questa dimensione cosmica, in cui Comi colloca anche la figura della madre scomparsa. Madre che dormi, che il tuo sonno sia tutta una melodia di sogni, dove giace custodita la preziosa ragione della vita. Dono di fiamma che rifulge o langue del mistero dell'anima e del sangue, e l'immortalità che dal morire rompe, fiore e frutto di vittoria, ti vesta un po' ogni giorno della gloria del cielo in cui tu devi rifiorire. Ecco, ma qui ci spostiamo già all'ultima fase della vita di Comi. Perché? Perché nel 1947 Comi, dopo essersi separato anche dalla moglie, si ritorna nel sud, ecco, tra sud ed Europa, no? Come dicevo, lo vedremo anche in Bodini tra un po'. Sto naturalmente sintetizzando un po', ritorna nel paesino del Salento, dove appunto la sua famiglia aveva questo palazzo dell'Ottocento, dove ancora adesso, che c'è ancora adesso, e dove è conservata la sua straordinaria biblioteca, fatta soprattutto di testi francesi e di collezioni di riviste del primo Novecento,
di testi anche spesso con dedica di tanti autori con cui come era in contatto, e dove si svolgevano le riunioni appunto dell'Accademia Salentina, adesso accennerò. Dicevo, ritorna nel Salento, a Lucugnano, che è un paesino, una frazione proprio del sud Salento, tanto per avere un'idea, verso Leuca, ecco, verso Finibus Terre, diciamo, no? È un paesino che si incontra, dove c'è questo suggestivo palazzo che, se capitate nel Salento, vi invito a visitare, di proprietà adesso della provincia, per le ragioni che adesso vi dirò, e dove è conservata appunto la biblioteca di Comi, e dove è conservato, dove praticamente è intatto, diciamo, l'atmosfera che viveva Comi in quegli anni. Tutto l'arredamento è rimasto sempre quello, un arredamento molto austero, dove si svolgevano appunto questi incontri con tanti letterati che scendevano nel sud per salutarlo o per partecipare a queste riunioni appunto dell'Accademia. Ma che cos'è questa Accademia? Ecco, quindi dicevo, nel 1947 Comi scende, ritorna nel sud dopo essersi separato dalla moglie, e incomincia, diciamo, la sua ultima fase di vita e di attività. Nel 1948 Comi fonda questa idea di fondare, per un po' dare, rivitalizzare un po' la cultura, ma anche la società salentina, del sud Salento, che era ancora più, diciamo, derelitta rispetto al capoluogo, insomma, no? Erano tutti paesini un po' abbandonati. Fonda questa Accademia Salentina, una sorta di associazione di cui facevano parte appunto artisti importanti, fra cui, ripeto, Oreste Macri, Luciano Anceschi, che è un nome importante della critica dell'estetica del Novecento, Maria Corti, giovanissima, e i quali si riunivano periodicamente in casa di Comi, nel palazzo di Comi, che li ospitava anche, perché questo palazzo ha numerose stanze, tutte arredate, dove Comi ospitava i suoi ospiti, perché ovviamente non poteva, allora non esistevano né alberghi né B&B in questi paesini, ovviamente. Adesso il Salento è diventato una specie di marchio, no? La moda, ma allora non esisteva, quindi Comi li ospitava nel suo palazzo baronale a Lucugnano, e davano vita a queste riunioni, di cui restano i verbali anche proprio stesi da Maria Corti, questa illustre poi critica, filologa, oltre che narratrice, no? Autrice, il suo romanzo più famoso è L'ora di tutti, ambientato proprio a Otranto, no? Che narra appunto la storia della distruzione di Otranto, del sacco di Otranto da parte dei turchi. Dicevo, quindi si riunivano e Maria Corti stendeva i verbali di questa Accademia Salentina, in cui si discuteva un po' di problemi esistenziali, religiosi, di estetica. Accademia Salentina che va avanti fino al 53, perché poi, quindi dal 48 al 53, perché poi ovviamente la distanza era un ostacolo quasi insuperabile per questi studiosi che dovevano raggiungere Lucugnano da Milano, da Firenze, da Torino, eccetera, insomma, da varie città italiane molto lontane, no? E quindi era un po' difficile. E anche perché era successo un avvenimento che mise Comi in grave difficoltà. Qual era questo avvenimento? Comi, proprio per un senso di solidarietà nei confronti degli abitanti di questi paesini del Salento, aveva deciso, con i risparmi suoi e delle sorelle, che allora erano notevoli, perché appunto era una famiglia benestante, basata soprattutto sulle proprietà terriere, aveva deciso appunto di costruire un oleificio per dare da lavoro appunto a tanti abitanti di questi paesini, di Lucugnano e dei paesi vicini. Ma che succede? Succede che, a causa un po' dell'imperizia di questi operai, improvvisati, erano contadini che si improvvisarono operai, e anche del fatto che arrivarono strumenti ormai obsoleti, ecco, questo è anche a causa della imperizia proprio manageriale, possiamo dire, di Comi, imprenditoriale di Comi, che era del tutto incapace ovviamente di portare avanti una impresa di questo genere. Questo oleificio fallisce subito dopo e Comi va in rovina. Comi perde tutti i suoi averi e gradualmente, appunto, negli anni 50 diventa sempre più povero e più indigente, tant'è vero che erano gli abitanti di Lucugnano a doverli portare, appunto, li portavano
proprio quasi in segno di riconoscenza, frutti della campagna, olio, eccetera, proprio per cercare di aiutarlo. Allora interviene, ecco, ho citato prima di proprietà della provincia, interviene la provincia di Lecce grazie a degli amici che come aveva tra politici, qualche politico più illuminato, più sensibile, che decide di acquistare il palazzo di proprietà di Comi in cambio di un sussidio mensile. Comi vive, quindi sopravvive fino alla morte grazie a questo sussidio mensile della provincia. Per questo dicevo prima, il palazzo adesso è di proprietà della provincia di Lecce e c'è una conservata, per fortuna, una biblioteca, ci sono anche due bibliotecarie e c'è questo ricco patrimonio librario, ma anche diciamo epistolare, diciamo, di Comi, perché aveva rapporti con numerosi scrittori anche, e qualcosa l'abbiamo anche pubblicata in questi anni. Ecco, ma per ritornare adesso, quindi questi sono gli anni, gli ultimi anni, insomma, della vita di Comi, vivono tra l'indigenza estrema e anche problemi di salute che lo portano poi alla morte nel 1968 a Locumiano stesso. Ma come procedono? Abbiamo detto, quindi nel 48 fonda l'Accademia Salentina, nel 49 Comi fonda una rivista, L'Albero, appunto, che vi ho fatto vedere prima. L'Albero che all'inizio è proprio il bollettino dell'Accademia Salentina, dove appunto a cui collaborano nomi importanti, quelli che vi ho citato prima, ma anche altri nomi che erano in contatto con Comi e che danno i loro testi poetici, i loro testi in prosa, fino e va avanti questa rivista, L'Albero, fino al 1966. Qualche anno dopo Comi fonda, nei primi anni 50, fonda una piccola casa editrice, le edizioni dell'Albero, cioè le edizioni legate appunto alla rivista L'Albero, dove escono le ultime due sue raccolte, Spirito d'Armonia, questa qui, da cui è tratta preghiera per la madre, e Canto per Eva, la raccolta che esce. Allora, Spirito d'Armonia esce nel 1954, l'abbiamo vista prima, ed è il libro che sta in questa immagine, e poi esce nel 1958 Canto per Eva, una sorta di raccolta di poesia d'amore, appunto una poesia d'amore però astratto, un amore che è strumento per arrivare a Dio, perché ormai Comi, abbiamo detto che dal 33 si era convertito alla religione cattolica e quindi attraversa questa seconda fase di immanentismo di tipo trascendente che arriverà fino alla fine, fino agli ultimi anni della sua vita. Ecco, la raccolta che dà il titolo alla raccolta, che è una sorta di antologia, anche questa, Spirito d'Armonia, una sorta di antologia delle raccolte precedenti, della produzione precedente di Comi. E Spirito d'Armonia riassume un po' tutto il senso della sua concezione poetica, esistenziale. Spirito d'Armonia è questo spirito che caratterizza, secondo Comi, l'universo, il cosmo, che è in contatto però con l'uomo. Ecco, lo Spirito d'Armonia accomuna l'uomo all'universo, secondo appunto questa vecchia concezione esoterica di Steiner, che però lui continua ad avere anche quando si converte al cattolicesimo. Ecco, Spirito d'Armonia è la poesia, diciamo, riassuntiva della sua concezione. Leggiamola allora. Come vedete, anche questo è un sonetto, perché Comi, dopo le sperimentazioni, anche qui, come è successo a tanti poeti del Novecento, come sapete, dopo le sperimentazioni del primo Novecento, dei primi decenni del Novecento, è tornato poi in qualche modo già dagli anni 30 alle forme tradizionali, come è successo allo stesso Ungaretti, no? Dall'allegria in fondo al sentimento del tempo, no? Ecco, questo è un sonetto, leggiamolo quindi. Spirito d'armonia, se ti impossessi dell'ansia antica della mia persona, ogni fibra di me arde e risuona della solarità dei tuoi riflessi. E la mia voce interiore intona inni nativi e cantici sommessi, di cui l'impeto e il ritmo sono riflessi dall'universo che mi fa corona. Ed ecco una magnetica raggiera di stagioni e di siti prediletti risuscitare in me una primavera di concordanze e d'accordi perfetti, dove brulica la crescita e il fiore, anima del tuo avvento ulteriore. Ecco, gli ultimi anni, dicevo, negli ultimi anni, ecco, Comi pubblica Canto per Eva, in cui il motivo non è più quello cosmico, ma è il motivo dell'amore, un amore però di tipo, appunto, anche qui, con un senso profondamente religioso,
amore per una donna che però è, conduce appunto a Dio, secondo anche un'antica concezione. Infatti si è parlato anche quasi di uno stilnovismo novecentesco, no? Secondo appunto la tradizione stilnovistica di come. E qui ci sono alcune delle sue poesie più musicali, più belle, se vogliamo dire, anche da un punto di vista formale, da un punto di vista proprio del suono. Ecco, come questa che dà inizio alla raccolta. Anche questo, come vedete, è un sonetto. Come un giardino schiuso a me d'accanto, di cui non toccherei fiore né frutto, tu, respirando, in me generi un canto che mi riempie e mi illumina tutto. Gioia di un giorno, la tua ala trema nella memoria, come se volesse arricchire l'attesa del mio essere, d'una germinazione non terrena. Tu sei la primavera che aspettavo, oh visione, musica e figura di un'arcana armonia da cui ricavo l'essenza della gioventù futura. Fremito di un mattino che mi investe con l'alito di tutto il tuo celeste, il suo celeste, scusate. Poi c'è anche questa, è molto bella, molto musicale, molto raffinata anche, sono dei piccoli capolavori anche. Tant'è vero che per alcuni critici, come per Mario Marti, per esempio, il canto per Eva è il vero capolavoro della poesia di Comi. Io non sono tanto d'accordo, perché la poesia di Comi si caratterizza proprio per questo elemento cosmico su cui lui ha riflettuto per tanti decenni. Questo canto per Eva è quasi una parentesi, però una parentesi anche molto, molto bella, molto alta. Ecco, leggiamo appunto quest'altra poesia, che sono tutte poesie senza titolo queste, in canto per Eva. Ti vedo, poi ti perdo, riappari ridente, sei la nuvola sognata, caldo tremore d'anima ora nata, raggio di gioventù di giorni rari, sulla tua traccia ardo e a te rinunzio, l'aurora ho in gola, il mio respiro è fermo, ma sono come gemme dell'eterno le preghiere che vivo. Un'altra, più t'allontani e più mi sei vicina, bruciante e fresca come fuoco e brina, l'aurora di un roseto che si sfoglia, ma che in me è più potente rigermoglia, come per ricordarmi l'armonia di un'età senza giorni, o creatura, che rispecchi l'immagine futura di un'immortalità che è poesia. Ecco, qua continuano sempre con queste poesie e canto per Eva, ma arriviamo alla fine, così poi passiamo al secondo poeta di cui dobbiamo parlare in questo incontro. L'ultima raccolta di Comi è intitolata Fra lacrime e preghiere, compresa sempre nel volume Poesie che vi ho citato prima, è la terza di queste raccolte, che pubblica nel 1966, quindi a 2 anni prima della morte, con un editore romano, un piccolo editore anche qui, ma Comi non fece nemmeno in tempo a diffondere nemmeno agli amici un po' questo libro, che è rimasto quasi sconosciuto. Ecco, qui Fra lacrime e preghiere è una poesia ormai completamente di tipo religioso, in cui appunto la poesia si identifica proprio con la preghiera, in fondo, no? Ecco, vediamo, leggiamone una di queste poesie. Se da te mi allontano, amore, e per raggiungere un po' prima che gli occhi mi soscurino la fulgida sorgente degli spiriti puri. Se da te fuggo è perché la poesia in noi rinasca inesauribilmente immagine e realtà del paradiso intatto, di cui qualche bagliore è come fermo sul ciglio di un paesaggio dell'eterno, in cui c'è già questa previsione appunto del futuro ormai che stava per arrivare in Comi, no? Questa, come abbiamo detto, muore nel 1968, no, questa è l'ultima che abbiamo messo, sì, va bene. E così quindi possiamo terminare con la figura di Girolamo Comi, quindi una figura di poeta, per sintetizzare un po' il mio pensiero, una figura di poeta molto originale, che a causa di questa, diciamo, concezione spirituale molto particolare, l'ha messo un po' al margine, diciamo, della considerazione. Infatti, ecco, Mengaldo lo cita nella sua famosa antologia della poesia italiana del Novecento, lo cita proprio accanto ad Onofri, ma non lo antologizza però, non inserisce dei testi di Comi, lo cita nella sua introduzione, accomunandolo a Onofri, giustamente, per questa idea orfica della poesia. Un poeta che si è un po' autoemarginato, dicevo, un po' perché ha pubblicato queste raccolte in fondo in autoedizioni o con minime case, piccolissime case editrici da lui stesso fondate.
al tempo della fortuna e poi le edizioni dell'albero, e poi si è autoimmaginato ritornando nel sud, dopo essere vissuto a Roma per tanti anni, è ritornato nel sud e si è ancora più allontanato da quelli che erano e sono ancora adesso in fondo i centri principali della società letteraria, del potere anche letterario, no? Editoriale, giornalistico, accademico, e questo ha causato appunto questa dimenticanza della poesia di Comi, a cui proprio Donato Valli, mio maestro, dedicò un convegno internazionale nel 2001, da cui uscirono gli altri, che però non hanno avuto un grande esito. Mentre invece, ecco, per finire questo discorso su Comi, devo dire che questo libro che abbiamo pubblicato 2 anni fa sta avendo una notevole risonanza, sempre presso ovviamente studiosi, ma non solamente presso studiosi italiani, sono uscite numerose recensioni, ancora altre ne stanno uscendo anche sulle principali riviste italiane di italianistica, ma anche in Francia sono uscite 2 bellissime recensioni su 2 riviste specializzate appunto degli italianisti francesi, su Italie, scritta da Yannick Duchan, che partecipò alla presentazione del volume, e più recentemente su Transalpina, un'altra rivista degli italianisti francesi, tra le maggiori, tra le più note, scritta stesa da Laura Fournier Finocchiaro, un'altra nota studiosa, appunto, un'altra nota italianista francese, e alla quale ha dedicato attenzione, come Duchan, appunto, alla poesia di Comi, giustamente, perché Comi, dicevo, si è formato in Francia, e quindi è giusto che la Francia, appunto, riconosca un po' questa importanza, questo nostro poeta, che invece in Italia è piuttosto dimenticato. Ma adesso andiamo invece a Bodini, che è il secondo poeta a cui dobbiamo dedicare la giornata di oggi. Adesso anche di Bodini ho preparato un PowerPoint, adesso passeremo in rassegna e poi leggeremo qualche poesia. Ecco, per Bodini invece siamo su un altro versante, indubbiamente, però anche qui, ecco, partiamo da questo titolo che ho dato all'incontro di oggi, tra Sud ed Europa. Anche per Bodini, in fondo, per come l'abbiamo visto, l'abbiamo verificato, no? Per quale motivo, tra Sud ed Europa. In Bodini è ancora più evidente questa dialettica che esiste appunto tra Sud, perché Bodini nasce nel Sud, appunto in Puglia, nasce a Bari nel 1914, ma era di origine e famiglia leccese, ecco, quindi poi si forma a Lecce, studia a Lecce, perché era nato a Bari un po' casualmente, in quanto il padre era un commissario di polizia che morì quando il piccolo Vittorio aveva 2 anni, e quindi la madre ritorna a Lecce, dove Bodini frequenta le scuole. Ecco, queste sono alcune delle prime immagini del Bodini giovane, ancora addirittura bambino in una vecchia auto d'epoca, e poi man mano giovane, appassionato di auto, perché si impiegò all'Automobile Club italiano, e quindi si fa fotografare accanto a una bella macchina d'epoca, amante anche del ballo, quindi dei veglioni, eccetera. Ma andiamo con ordine. Quindi abbiamo detto che ritorna la famiglia e la madre, cioè ritorna a Lecce, dove si risposa ed ha altri 4 figli. Il giovane Vittorio frequenta appunto le scuole a Lecce fino al conseguimento del diploma di maturità classica presso il liceo Palmieri di Lecce, che è il liceo più noto, diciamo, della città. Però anche qui, ecco, come abbiamo notato in Comi, anche Bodini era piuttosto irrequieto, piuttosto indisciplinato, insofferente anche della disciplina scolastica, tanto è vero che rischiò di essere espulso da tutte le scuole del regno l'ultimo anno di frequenza del liceo per un atto di grave indisciplina scolastica, in quanto contestò il professore di greco che stava spiegando durante una lezione, lo contestò e appunto rischiò di essere espulso da tutte le scuole del regno. Poi venne riammesso e sostenne gli esami di maturità a settembre invece che nella sessione estiva, che a luglio, che a giugno, e quindi potette poi continuare il suo iter scolastico iscrivendosi all'Università di Roma. Ecco, ma già nell'ultimo anno di liceo, Bodini, ecco la sua vivacità anche intellettuale,
che leggeva già i poeti del Novecento, la cultura, diciamo, della modernità letteraria, in fondo, no? Fonda a Lecce, pensate, nell'estremo sud, un gruppetto futurista e lo denomina il Futur Blocco Leccese. E non a caso abbiamo messo in questo PowerPoint appunto il ritratto di Marinetti, come vedete, no? C'è addirittura una poesia che lui dedica a Marinetti, che è compresa anche in tutte le poesie curate da Oreste Macri, uscita negli Oscar Mondadori, una collana, una edizione che però è ormai esaurita da tempo, e che poi è stata ristampata dalle edizioni Besa, appunto di Nardò, in provincia di Lecce. Quindi tutte le poesie di Bodini sono reperibili presso questa edizione della casa editrice Besa di Nardò. Dicevo, aderisce al futurismo, fonda questo piccolo gruppetto, scrive delle poesie futuriste, scrive, pubblica anche un manifesto, come erano soliti fare i futuristi. Ecco, si dà da fare, vivacizza la vita culturale, intellettuale della città, facendosi conoscere appunto per questa sua irrequietezza, continua a contestare professori di liceo anche attraverso i giornali, viene richiamato all'ordine senza nessuna possibilità che lui ritornasse indietro. Ecco, e quindi presenta anche una mostra di aeropittura di un suo compagno delle scuole elementari, che si era affermato come aeropittore a Roma, si chiamava Mino delle Site, che è uno dei nomi più noti della pittura futurista degli anni 30, la cosiddetta aeropittura. E lui scrive anche delle aeropoesie, in cui il tema, appunto, emerge questo tema dell'aeroplano, no? Che diventa un po' il mito della poesia futurista degli anni 30, eccetera. Poi, finita questa stagione scolastica, diciamo così, a Lecce, lui si iscrive, come dicevo prima, all'Università di Roma, ma non frequenta, perché, lo accennavo prima, trova lavoro all'ACI, che era, allora si chiamava RACI, Real Automobil Club Italiano, trova lavoro lì e quindi trascura lo studio, non sostiene nessun esame all'Università di Roma, viene trasferito in diverse città italiane, sempre per motivi di lavoro, finché nel 1937, ecco, la svolta della sua vita, non si trasferisce a Firenze, viene mandato a Firenze per lavorare sempre, e a Firenze Bodini si iscrive da capo all'università. Ecco, questo è un panorama ovviamente a tutti noto di Firenze. Si iscrive all'università, alla facoltà di lettere e filosofia, qui abbandona quindi il lavoro e sostiene gli esami fino a che alla fine del 39 non si laurea appunto in filosofia con una tesi su Romagnosi, sostenuta con il professore Lamanna, che era un famoso storico della filosofia, autore anche di un manuale molto diffuso all'epoca. Ma soprattutto a Firenze, oltre che continuare a riprendere gli studi, ecco, Bodini frequenta gli ambienti letterari. Come sappiamo, Firenze era il centro principale della cultura letteraria italiana di quegli anni. No, questo sono alcune immagini, Eugenio Montale però più anziano, qui, il simbolo, l'insegna delle giubbe rosse, il famoso caffè letterario, un'immagine in cui si notano dei letterati, anche qui Luzzi, forse c'è Vittorini anche, che frequentava questi ambienti, come sapete, no? Ecco, Bodini si avvicina a questi ambienti, riprende anche a scrivere e riprende anche a pubblicare, in una maniera anche abbastanza singolare. Perché? Perché appunto, lo racconta lui stesso in una bellissima prosa intitolata proprio Firenze, e si avvicina appunto ad Alessandro Bonsanti, che era un altro scrittore, come sapete, era il direttore della più importante rivista di quegli anni, Letteratura, e gli porta appunto un certo numero di sue poesie inedite e gli chiede di pubblicarle appunto su Letteratura. Bonsanti le fa vedere, le fa leggere proprio da Eugenio Montale, il quale stranamente, perché Montale era molto severo ovviamente con gli aspiranti poeti, anche con i poeti veri, come sappiamo, le apprezza, e tanto è vero che escono queste, un gruppo di sei poesie su Letteratura, la principale rivista letteraria di quegli anni, ecco, dove pubblica anche un racconto,
delle recensioni, eccetera. Quindi riprende questa sua attività a contatto, ecco questo che a contatto con il gruppo dei cosiddetti poeti ermetici, da cui Bodini riprende un po' qualche stilema, qualche spunto, qualche motivo, il motivo dell'assenza, per esempio, ma soprattutto riprende da Montale certi motivi in questa fase della sua attività poetica. Nel 40 ritorna a Lecce, dopo essersi laureato, insegna pure in qualche scuola della città e della provincia, pubblica anche, incomincia a scrivere un romanzo che resta inedito fino alla morte, che poi è stato pubblicato postumo, Il fiore dell'amicizia, in cui lui rievoca un po' proprio gli anni 30 della sua giovinezza, gli anni 30 vissuti a Lecce, ma soprattutto poi insieme con Oreste Macri, già nel 41, ecco, cura la terza pagina di un settimanale che usciva a Lecce e che rientra in pieno in questa atmosfera, come dire, ermetica di quegli anni, no? Perché attraverso Macri, che era, come sapete, salentino, era nato a Maglie, in provincia di Lecce, e Bodini appunto riprende questi temi, però ecco, con questo sguardo europeo. Pensate che su Violetta Mediterranea pubblica due splendidi articoli, uno dedicato a Joyce, con pianto di Joyce in occasione proprio della morte dello scrittore irlandese, e un altro dedicato a Kafka e a Poe. Con Pound era in contatto anche epistolare, ci sono delle lettere di Pound a Bodini che pubblicò lui stesso. Quindi questa apertura europea, che lui vive in fondo a Firenze, ma riprende anche quando ritorna a Lecce, continua a basarsi, diciamo, su questi autori, sono significative di questa sua apertura europea, questi articoli. Articoli che stanno adesso, che io ho raccolto in un volumetto che sta per uscire, che raccoglie appunto gli scritti critici di Bodini, molto interessanti, che vanno avanti anche fino all'anno della morte, addirittura. Questi vanno dal 1941 al 1970. E stanno per uscire in una collana che è Curo, presso sempre le edizioni Besa di Nardò, dove abbiamo cercato un poco di far conoscere questo nome, di valorizzarlo, una collana che si chiama proprio Bodiniana, pubblicata, ripeto, dalle edizioni Besa di Nardò. Sono usciti 10 titoli finora e sta per uscire l'11º, che è costituito dagli scritti critici. Il decimo sono stati due tomi degli atti di un importante convegno nazionale, anche di studi, dedicato a Vittorio Bodini in occasione del centenario della nascita. Lo realizzammo nel 2014, Bodini nato nel 1914, muore appunto, cioè muore nel 70 a Roma, ma nel 2014 ricorreva appunto il centenario della nascita. Quindi, dicevo, questa apertura all'Europa è fondamentale, ecco, tra sud dell'Europa, no? Che dicevamo prima. Questi autori, questi tra i maggiori autori europei del Novecento, Bodini li conosce e li legge. Andiamo avanti, poi leggeremo anche qualche poesia, vediamo un po'. Questo è Oreste Macri, il collega, l'amico appunto che lui conobbe non a Firenze, dove Macri viveva, perché poi insegnerà, come sapete, forse letteratura spagnola presso l'Università di Firenze, ma lo conosce quando ritorna giù nel Salento, lo conosce a Maglie. Ecco, nel 1946 Bodini vince una borsa di studio, qui siamo ancora a Roma, scusate, qui nel 1944 Bodini si trasferisce a Roma, dove si immerge anche qui nella società, nell'ambiente letterario della capitale, partecipa a dei dibattiti sulla letteratura, ecco, e mette un po' in crisi le sue convinzioni, diciamo così, ermetiche, rifiuta l'ermetismo perché lo ritiene ormai inadeguato. E questo è un atto molto coraggioso da parte di Bodini, che gli causa proprio questa rottura poi proprio con Macri, che invece resta il più strenuo difensore, no? Come sappiamo, della corrente ermetica. E a Roma Bodini quindi si immerge nella vita letteraria, riprende anche qui la sua attività molto intensamente, collabora a numerosi giornali e polemizza anche con alcuni letterati famosi. Ecco, qui ci sono per esempio due notissimi scrittori italiani, Moravi e Bontempelli. E ci sono delle polemiche che Bodini ha con questi letterati e con altri, proprio sulla funzione della letteratura in quegli anni, sul giudizio
da dare, che bisognava dare alle correnti letterarie del periodo fascista, soprattutto all'orrandismo, all'ermetismo, insomma, ecco, si dimostra un letterato molto attento alle vicende italiane del ventennio e oltre. Poi nel 1946 Bondini si trasferisce in Spagna, ecco la svolta della sua vita, l'altra svolta importante della sua vita, ecco tra Sud ed Europa, come vedete. Si trasferisce in Spagna perché? Perché in Spagna ottiene una borsa di studio al Ministero degli Esteri spagnolo per svolgere attività di ricerca, appunto, presso l'Istituto Italiano di Cultura di Madrid. Ecco, c'è un'immagine di Puerta del Sole in Madrid, García Lorca, Goya, no? La corrida, il flamenco, eccetera. Ecco, e qui Bondini si immerge nella vita spagnola, nella vita del popolo spagnolo, scrive dei bellissimi che ho pubblicato in un volume, sempre in questa collana che citavo prima, intitolato Corriere Spagnolo, in cui lui descrive parte da quelle che erano e che sono le manifestazioni più tipiche del folklore spagnolo, la corrida, il flamenco, il combattimento dei galli, ma poi cerca di penetrare l'anima proprio degli spagnoli, il fondo oscuro dell'anima che sentiva dietro, la Spagna nera, ecco, per usare l'espressione di García Lorca, che diventa un po' il suo faro, la sua guida ideale nella scoperta appunto dell'anima profonda della Spagna. Ma andiamo, purtroppo non possiamo soffermarci molto su questi aspetti, su questi punti, dobbiamo andare avanti. Ecco, e in Spagna Bondini si scopre la sua terra, stranamente, mentre prima c'era un rapporto, c'è stato sempre un rapporto di odio-amore nel sud, ma mentre prima l'aveva un po' trascurato il sud, ecco, quando ritorna in Italia nel 1949, resta in Spagna praticamente quasi 3 anni, dal 46 al 49, ritorna nell'aprile del 49 a Lecce, ecco qui ci sono 3 immagini del barocco leccese e dell'Arco di Trionfo, che non è barocco, ma insomma c'era, il barocco è rappresentato insomma dalla chiesa della Basilica di Santa Croce, come vedete, no? È uno dei capolavori del barocco leccese. Ecco, Bondini si immerge, appunto, riscopre il suo sud in Spagna e una volta ritornato, dicevo, a Lecce, mette al centro il sud, al centro della sua poesia, il motivo del sud. Il sud che diventa un motivo nuovo di poesia, un motivo che permette a Bondini di aprirsi al reale, ecco, mentre invece gli ermetici si erano chiusi, come dice lui stesso, al reale, si erano chiusi in una sorta di torre d'avorio, ignorando tutto quello che c'era intorno a loro, no? È l'accusa più ricorrente che ancora adesso si fa all'ermetismo. Si erano chiusi, dice Bondini, in un carcere di parole. Ecco, Bondini invece si apre alla realtà, ma si apre non in senso, ecco, neorealistico, in senso documentario, in senso fotografico, ma si apre reinventando il sud, reinventando il sud. Adesso leggeremo anche qualche sua poesia e vi renderete conto di questo. Il sud, dice in una lettera a Macrillo, questo sud l'ho inventato io. Adesso andiamo a leggere direttamente qualche testo di Bondini, se no non riusciremo. E nel 1952, ecco, pubblica La Luna dei Borboni. La Luna dei Borboni, no, questo è il volume successivo del 62, in cui aggiunge altre poesie e diventa La Luna dei Borboni e altre poesie. Ma la prima raccoltina di Bondini, pubblicata nelle edizioni della Meridiana di Roma, che era una piccola casa editrice, ma molto raffinata, dove pubblica Montale, Ungaretti, Raffaele Alberti, eccetera, pubblica appunto questo volumetto, La Luna dei Borboni, in cui emerge il motivo del sud, della sua terra, vista però da un punto di vista soprattutto esistenziale, non descritta nei suoi aspetti esteriori, come facevano tanti narratori in quegli anni, no? Neorealisti, ma in cui il sud è associato a un motivo esistenziale, fin dalla prima poesia presente in questa raccolta, che fa parte di questa sezione Foglie di tabacco, che è uno dei simboli del Salento, Foglie di tabacco che però dà il senso anche dell'aridità, un po' come gli ossi di seppia montaliani, no? Ecco, incomincia così Bondini, questa è quasi una sua presentazione. Tu non conosci il sud, le case di calce, da cui uscivamo al sole come numeri dalla faccia d'un dado, in cui, ripeto, c'è questo motivo anche della casualità della nascita, no? Dell'esistenza, come vedete, no? Bondini era un lettore attento di Heidegger, anche
è stato riferito anche da alcuni suoi amici, si laurea in filosofia in quegli anni, quindi studia anche l'esistenzialismo, no? Heidegger, e quindi c'è questo motivo che permane in queste sue poesie, ecco, in cui emerge, dicevo, ecco, questo motivo del sud. Il sud però non descritto, ripeto, in maniera fotografica, in maniera realistica come facevano tanti, ma invece interpretato nella sua storia, nella sua immaginazione, nelle sue tradizioni, e nella società anche che lo caratterizza, nei problemi sociali ed economici, ma mai in maniera così diretta. Ecco, questa è la terza, il terzo frammento di Fogli di Tabacco. Sulle pianure del sud non passa un sogno. Sostantivi e le capre senza musica, con un segno di croce sulla schiena o un cerchio cui vi accampati aspettano un'altra vita. Tutto è evidenza e quiete, e si vedrebbe anche un pensiero, un verbo, con il bigio sgomento di una talpa correre tra due pietre. La pianura mirare a perdita d'occhi, senza case, senza alberi, senza una lettera, livello di un'assenza a cui sole si sporgono capre o spettri di capre morte da secoli, che brucano le amareggiate dell'insonnia, l'acciaio senza luce d'antiche spade, quando popoli amari si scontravano e di sangue tingevano i cieli della preistoria. Così se qualche giorno dal sottosuolo un riso magro scatenato nel vento di scirocco si stira, ciò che all'imperturbato cielo e ai corvi scopre la vanga sono le dentature di cavalli uccisi che si rammentano che dolce festa faceva quando era vivo il sangue sulla pianura. E così appunto si continua con questo motivo del sud che caratterizza, dicevo, questa raccolta dopo la Luna dei Borboni, ripeto, pubblicata nel 52. Nel 56 Bodini pubblica la sua seconda raccolta, in cui emerge sempre questo motivo, Dopo la Luna. Dopo la Luna la pubblica nella collana diretta da Leonardo Sciascia per l'editore omonimo Salvatore Sciascia di Caltanissetta. Dopo la Luna, in cui ci sono delle bellissime poesie, ormai il tempo sta quasi per andare molto avanti, questa è l'altra sezione, la Luna dei Borboni, vediamo se andiamo avanti, vediamo qualche poesia trattata dopo la Luna. Ecco, questa è dedicata per esempio un po' a una riflessione sulla società meridionale, sui temi identitari, su certi fenomeni identitari come il tarantismo, che adesso è diventato di moda, ma era un fenomeno appunto che caratterizzava la società meridionale, salentina in particolare. Leggiamo Fini Buster a proposito della... in cui c'è questo motivo quasi della fine... La fine della terra coincide con la fine quasi della vita, questo senso della morte che c'è. A Filibusterre, abbiamo detto, è Leuca, no? Santa Maria di Leuca. Vediamo un po', leggiamo questa poesia. Vorrei essere fieno sul finire del giorno, portato alla deriva fra campi di tabacco e ulivi, su un carro che arriva in un paese dopo il tramonto in un'area di gomma scura. Angeli pterodattili sorvolano quello stretto cunicolo in cui il giorno vacilla. È un'ora che è peggio solo morire, e sola luce è accesa in piazza una sala da barba. Il fanale d'un camion, scopa d'apocalisse, va scoprendo crolli di donne in fuga nel vano delle porte, e tornerà il bianco per un attimo a brillare della calce, regina arsa e concreta, di questi umili luoghi, dove termini meschinamente Italia in poca rissa d'acque ai piedi di un faro. E qui che i salentini, dopo morti, fanno ritorno col cappello in testa. Come vedete, appunto, non c'è mai una descrizione oggettiva, realistica, no? Ma c'è sempre una interpretazione, c'è la componente surreale che si fonde a quella più strettamente realistica, no? Il surrealismo è uno dei temi, delle componenti fondamentali della poesia bodiniana. Lui è stato anche un grande studioso del surrealismo spagnolo. Nel 1963, pubblica un volume intitolato proprio Poeti surrealisti spagnoli, in cui introduce il tema del surrealismo spagnolo, che fino ad allora era limitato alla Francia, come sapete, no? Il surrealismo. A proposito dell'ispanista, cito le due altre opere più importanti in questo campo, la traduzione del teatro di García Lorca,
nel 1952, che diffuse appunto le opere di Lorca in Italia, di Lorca drammaturgo, e il Don Chisciotte, la sua opera più famosa in assoluto, il capolavoro appunto di Cervantes, la cui traduzione di Bonino è quella ritenuta la migliore appunto ancora adesso in Italia. Tutti e tre questi volumi pubblicati dal maggiore editore italiano di cultura, Einaudi, di cui Bonini diventò l'ispanista principe. Ecco, e qui possiamo dire, aprendo una parentesi, che in fondo la fama di ispanista ha messo un po' in ombra proprio la sua fama, la sua produzione creativa di poeta e anche di prosatore, perché Bonini ha scritto anche dei bellissimi racconti, oltre che quei reportage di cui parlavo prima, quei reportage dalla Spagna che ho raccolto nel Corriere Spagnolo. Ma andando ancora, ecco, leggendo ancora un'altra poesia di Dopo la Luna, ecco, nella penisola salentina. Nella penisola salentina abbiamo letto prima l'immagine del Salento di Comi, in cui non c'è nessun riferimento, non c'è alcun riferimento a luoghi salentini, a fatti, eccetera, a tradizioni. Qui invece c'è un riferimento alle antiche tradizioni del Salento e del Sud in generale, alla storia del Sud, alla rivendicazione di una storia gloriosa, che è uno dei motivi che caratterizza un po' i poeti meridionali anche, no? Gatto, appunto il campano Gatto, il Lucano Sinisgalli, la contrapposizione tra un passato glorioso e anche lo stesso Quasimodo e un presente invece misero, no? Ecco, qui c'è questo motivo, leggiamola questa. E poi c'è riferimento appunto a questo presente invece povero, caratterizzato dai fenomeni dell'emigrazione, per esempio, a cui allude in un verso. L'amore era una lettera trovata nel tronco di un olivo, l'amicizia è il capello spaccato in due, soffiato nel vento, e la morte è il dente che si serba per il giorno del giudizio. Scusate, qui siamo andati oltre. Qui c'erano accademie e monaci sapientissimi, o città gloriose di sporcizia e abbandono. Nel mattino senz'uomini allattano i figli, le donne sulle porte o lungamente si pettinano. E che neri capelli, che capelli che non finiscono mai. Fra quelle bianche case con le file di zucche gialle sulle cornici. Su un mucchio di immondizie un gatto feroce rosicchiava una lisca madreperlacea, guardando avvicinarsi il forestiero con due occhi terribili. Certo, bisognerebbe un po' commentarle queste poesie, però spero di darvi almeno un'idea della profonda suggestione che ha questa poesia di Bonini nella descrizione, diciamo così, del Sud. Un Sud, ripeto, diverso rispetto a quello convenzionale, con cui spesso invece è confuso il nome di Bonini, perché è un altro dei motivi per cui dicevamo prima che la fama di ispanista ha messo un po' in ombra, no? Il poeta. E un altro dei motivi è quello per cui Bonini viene un po' confuso con un Sud di maniera, con un Sud convenzionale, invece non è affatto vero. Anzi, se c'è un Sud diverso nel Novecento è proprio quello suo, quello bodiniano. Ecco, per completare rapidamente questo discorso che sta diventando adesso troppo lungo, dicevo che tra queste due raccolte, tra Dopo la Luna, tra la Luna dei Borboni del 52 e Dopo la Luna del 56, Bonini fonda e dirige una rivistina che ha, purtroppo anche qui, rispetto ad altre riviste di quel periodo, come Officina per esempio, ha molto meno notorietà, ha avuto molta meno fortuna, ma è una rivista di grande importanza, si chiama L'Esperienza Poetica, questa rivista, in cui Bonini tenta una terza via, come l'ho definita, una terza via tra il post-ermetismo, che rifiuta, e il neorealismo, che rifiuta allo stesso modo. Una terza via che deve aprirsi, ecco, al reale, dicevamo prima, no? E il Sud può essere un motivo per aprirsi al reale, alla vita, alla realtà, cosa che non avevano fatto gli ermetici. Ma non deve essere nemmeno una poesia di tipo fotografico, di tipo documentario, realistico. Deve sapere, cioè, utilizzare invece gli strumenti tipici della grande ricerca della lirica moderna, in fondo, no? Ecco. Quindi il surreale, l'analogia, quelle tecniche particolari, appunto tipiche della poesia novecentesca. Mai non deve abbassarsi a livello appunto di pura descrizione. Per completare un po' la vita e l'attività di Bonini, diciamo che nel 60 si trasferisce a Roma, ecco, anche qui, no, questo
su e giù tra il sud, l'Italia e l'Europa, in fondo, no? Dove vive nell'ultimo decennio della sua vita, e qui negli ultimi anni, nel 1966, pubblica la sua ultima raccolta in vita, intitolata Metamor, in cui emergono invece motivi puramente esistenziali e motivi legati alla civiltà industriale che ormai stava caratterizzando l'Italia degli anni 60, e in cui il Sud viene un poco, diciamo, messo da parte, viene un poco dimenticato rispetto appunto alle cosiddette raccolte lunari di cui ho parlato finora. Ecco, Bodini muore nel 1970 a Roma, stroncato da un tumore al fegato, e non ebbe nemmeno il tempo, muore anche abbastanza giovane, muore, era del 14, muore a 56 anni, non ebbe nemmeno il tempo per organizzare meglio la sua produzione, e infatti tante cose sono rimaste disperse, e appunto questa collana che ho citato prima, che io curo insieme anche con tanti miei, con i miei allievi, in questa collana stiamo cercando un po' di ricostruire un po' questa produzione e di farla conoscere. Molti scritti sono rimasti dispersi sui giornali, su riviste, come questi scritti critici che adesso io sto pubblicando, usciranno tra qualche giorno, in fondo ho corretto già le ultime bozze, oppure come questi racconti che sono rimasti dispersi e che bisognerà pure raccogliere, o come quei reportage bellissimi appunto dalla Spagna, o altre prose anche, insomma, siamo arrivati a 10, a 11 con questo che sta per uscire, a 11 titoli della collana. Ecco, io avrei finito, adesso se ci sono delle domande, delle curiosità su questi nomi, io sono a disposizione. Allora, adesso abbassiamo questo, vediamo se riesco a ritornare alla... Quale devo interrompi condivisione, no? Sì, interrompere la condivisione, riportare sullo schermo Teams. E a quale devo andare? Quale? Può cliccare su interrompi condivisione, come vedo lì, e poi sì. Uscirà insomma la schermata di Microsoft Teams. Ma non è uscita, vediamo. Sull'icona di Google. Ah, ecco, questa qui, forse sì, no, ecco, questa qui, no? Siamo arrivati? Sì. Mi vedete? Ah, no, adesso devo rimettere la... sì, devo rimettere la videocamera. Sì, ecco qui. Ci siamo. Accendo un attimo la luce, perché qui... Sono arrivate le tenebre. Ritorno subito, eh. Eccomi qui. Bene, allora se c'è qualche domanda, qualche osservazione. Allora, grazie innanzitutto per questa bellissima lezione. E quindi grazie. Ecco, apro un po' il dibattito. Io farò delle riflessioni così alla fine, però c'è il professore Granese, i dottorandi, chi vuole intervenire? Prego. Sì, io volevo innanzitutto congratularmi con Lucio Giannone per... Effettivamente ha fatto due profili, diciamo, molto interessanti, sia di Comi sia di Bodini. Confesso che Comi non lo conoscevo molto, per la verità. Aveva avuto possibilità di conoscere un po' meglio Bodini, sì. E qui voglio ricordare appunto un nostro collega che non a caso è stato collegato all'inizio, e c'è Renato Aimone. Certo. Quale Renato Aimone si era interessato di Bodini. Ricordo una sua breve monografia, sì, pubblicata nei lontanissimi anni 80, sì. E ricordo anche qualche conversazione fatta con Renato a suo tempo. Sì. Mi ricordo in modo particolare che Renato aveva parlato di una figura interessante di Bodini, una specie di figura angolo-fiorentina, una certa Isobel. E ricordo che lui parlava molto di questa Isobel. Poi Renato era molto attento, soprattutto nelle indagini, Lucio se lo ricorderà,
di tipo psicanalitico, insomma, no? Cioè, la lettura psicanalitica, diciamo, di questa figura di Sobelle. Ricordo poi anche in particolare che mi parlava molto di questa raccolta di libri di poesie di Bodini, di cui tu hai dato pure una bella lettura, che era stata curata da Oreste Macri. Lui aveva molti rapporti, mi ricordo, con Oreste Macri. E la cosa che mi è rimasta più impressa, ripeto, sono ricordi frammentari di tanti anni fa, insomma. La cosa che mi ricordo più impresso è appunto, diciamo, questa tendenza di Bodini, e qui naturalmente tu mi potrai dare una maggiore delucidazione, che rientra in un clima tipico, diciamo, come dire, della poesia meridionale, cioè questa attenzione da una parte ai dati realistici, dall'altro, come dire, alla dimensione surreale, cioè, insomma, sostanzialmente sono sempre mossi, diciamo, in questa, in particolare poi Bodini, tu ne hai fatto riferimento, l'attenzione alla cultura spagnola, quindi naturalmente i collegamenti con Gongora, col barocco spagnolo, quindi barocco leggese e barocco spagnolo, che erano solamente accomunati da Bodini. E allora, in effetti, volevo chiedere proprio questo, cioè sulla base anche di questi miei ricordi, attenzione, sono ricordi veramente che rimontano a molti anni fa, perché pensa che questa monografia di Renata Aimone mi pare che risulti addirittura all'80, 1980, anche il libro curato da Macri, in primi anni 70. Però la cosa, ripeto, che mi è rimasto più impressa e su cui naturalmente piacerebbe che tu, diciamo, dia anche una delucidazione, è proprio questa attenzione che è tipica proprio della cultura meridionale tra dato realistico e dato surreale, cioè che in effetti, diciamo, è un po', come dire, non solo di Bodini, ma di molti altri poeti, naturalmente, dell'area meridionale. Non a caso Renato si era interessato degli ermetici meridionali. Certo. Vabbè, sì, no, ma hai perfettamente ragione, Alberto, no, sono perfettamente d'accordo con te. Fra l'altro io con Renato pure ho avuto un rapporto molto che risale a quegli anni, proprio in base a questa comunanza di interessi. Fra l'altro ricordo che lo invitai pure a tenere una lezione all'Università di Lecce, allora si era Università di Lecce, lui venne, fu mio ospite pure, poi ci scambiamo sempre delle lettere. E lui tenne proprio una lezione su Bodini, lesse molto acutamente, lesse e commentò acutamente delle poesie anche tratte dalla Luna dei Borboni. E quindi ho un bellissimo ricordo pure di Renato Aimone. Lui è stato sì il primo a pubblicare quella breve, era una breve, un saggio che diventò volume, ma insomma era un saggio su Bodini. E io pubblicai invece nell'83 un volumetto intitolato Bodini prima della luna, è stato appunto allora non si studiava proprio praticamente, non lo conoscevano in pochi questo autore, e siamo stati tra i primi, Renato appunto, io Donato Valli ancora prima, a studiarlo e ad approfondirlo. Ecco, sono d'accordo anche con te su questa compresenza del reale e del surreale nei poeti meridionali. Io, tra l'altro, mi sono occupato un po' della poesia meridionale, ho tentato di fissare proprio una linea della poesia meridionale, proprio in questo libro di cui ti manderò l'ebook, Alberto, c'è questo mio articolo sulla una linea della poesia meridionale. Ebbene, poeti come appunto Bodini, Gatto, Quasimodo, Sinisgalli, no? Questi grandi poeti meridionali che sono stati un poco trascurati dai critici del nord, diciamoci la verità, e anche un po' sottovalutati. Parliamo poi di Quasimodo, no? Che è stato proprio un po' messo da parte quasi. Ecco, hanno sempre avuto questa, non hanno mai descritto realisticamente, lo dicevo anche poco fa, no? Non hanno mai dato delle descrizioni realistiche, oggettive, fotografiche della realtà, ma hanno, no, sempre unito, fuso la realtà col surreale, no? E questo per Bodini, su Bodini ha contato molto l'influenza appunto degli spagnoli, ovviamente, di Lorca in primo luogo, ma anche di tutti gli altri poeti che lui ha studiato e ha tradotto. E questo proprio caratterizza un po' la linea, questa terza via bodiniana a cui facevo riferimento io, no? Questa apertura al reale, ma non in senso realistico, appunto fotografico, documentario, no? Ma invece in senso inventivo, fantastico. E questa è
l'originalità e la singolarità e anche il valore della poesia podignana e degli altri grandi poeti meridionali. Non so se sono stato esauriente. No, no, va benissimo, perché effettivamente, diciamo, certamente non c'è il dato fotografico, c'è sempre una tendenza trasfigurante della realtà. D'altronde, diciamo, uno degli elementi, penso, importanti anche della formazione di Bodini, e ripeto sempre, sono i vecchi ricordi del passato, era anche non solo l'attenzione alla cultura spagnola, alla poesia spagnola, per esempio il caso, abbiamo detto, di questi interessi anche per Gongora, eccetera, ma anche della poesia francese. Mi ricordo c'era molta presenza anche, mi diceva Renato, di Rimbaud, la poesia, diciamo, il Bateau-ivre, Rimbaud, erano anche elementi, diciamo, che portava naturalmente Bodini verso la trasfigurazione, diciamo, della realtà e soprattutto anche verso un elemento stilistico e formale che tendeva a rompere naturalmente gli schemi tradizionali, insomma. Quindi certamente quello che tu hai messo in evidenza mi pare effettivamente giusto, è sostanzialmente così, insomma. Benissimo, grazie. Ciao Lucio, posso salutarti? Sì, eccolo qua, perfetto, benissimo. Ciao Lucio. Ciao, ma io non ti vedo però. Ci sono. Sì, ma non la vediamo. Ah, Fanio, ciao. È entrato in campo. Fanio, mi ha fatto tanto piacere, almeno ci vediamo. Ci vediamo almeno in via virtuale. In via virtuale, sì, sì. In attesa di poter stare un poco insieme. Certo. Come abbiamo detto tante volte, tutti quanti. Senti, no, volevo soltanto fare non assolutamente una domanda, un'osservazione, non so se è valida, io non conosco Bodini, quindi non posso parlare, ma la sua traduzione del Don Chisciotte, leggendo, vedendo le sue poesie, è molto importante secondo me, perché non soltanto c'è questo discorso sul fantastico di Cervantes, ma è proprio sulla natura. Io non so, azzardo una cosa, la butto lì. La Spagna, la Mancia di Cervantes, non soltanto il favoloso e il fantastico che lui si trascina dietro, ma quanto anche una sorta di geografia spagnola, di geografia, quella geografia della Mancia che io che ho anche conosciuto perché sono stato lì a Salamanca, eccetera, eccetera, potrebbe essersi anche rovesciata, catapultata, entrata dentro la geografia della Puglia. No, come no? Sulla passerella del fantastico, su questo rapporto tra fantastico del Don Chisciotte e la Puglia, non so. Sì, no, è giustissimo quello che dici, Fanio. No, e non solamente Cervantes, ma anche Lorca ha contato molto per Bodini, l'Andalusia di Lorca, no? I gitani di Lorca e i contadini, i braccianti del sud, voglio dire, lui, ci sono questi rapporti, indubbiamente, Gongora, Lorca, Alberti hanno contato moltissimo per lui. Però, ecco, ne ha fatto anche qualcosa di molto originale, secondo me, pur subendo un po' l'influenza inevitabile di questi grandi nomi, però è riuscito, no, a darne a dare un'immagine molto originale della sua terra, del sud, che lo distingue anche dagli altri, come dicevamo, no, poeti contemporanei, diciamo, dell'epoca. Beh, allora, ho visto una manina alzata, dottorando Gennaro Sgambati. No, c'ero io che volevo fare una domanda. Prego. Innanzitutto volevo ringraziare il professor Giannone per questa sua, diciamo, lezione. Ammetto anch'io la non conoscenza di questi due autori. Lo so. Che abbiamo trattato oggi. Siete giustificati perché purtroppo non se ne parla sui manuali. Sì, insomma, c'è veramente anche poco, poi le letterature che magari anche quelle più recenti. Però sulla base poi di questa lezione posso dire anche in maniera non giustificata, cioè questa assenza, perché lo so. Io la mia domanda, professore, era su Comi. Noi abbiamo visto che, anche grazie alla sua lezione, che Comi ha avuto una esperienza molto aperta con la letteratura, diciamo, europea.
e quindi anche diciamo i suoi trascorsi in Francia, a Parigi, l'hanno portato poi ad una diciamo formazione molto cosmopolita, e anche la sua produzione letteraria è una produzione eclettica che non si basa soltanto sulla, sulle esperienze legate al, al suo territorio di origine, ecco. Mi ricollego in questo senso anche a quello che sto studiando con il mio progetto di ricerca, vale a dire il rapporto che vi è tra gli autori del Novecento e poi la cultura, la letteratura europea e mondiale. Abbiamo visto che nel Novecento tanti autori diciamo approcciano alla letteratura europea e mondiale con traduzioni, rifacimenti, riproposizioni di opere di autori della letteratura mondiale. La mia domanda è anche come si impegna in queste opere di traduzione, di rifacimenti, di confronti con autori della letteratura europea e mondiale anche contemporanea, anche sulla base poi della sua partecipazione all'Accademia Salentina, che diciamo è parte anche di questa produzione di traduzioni di opere legate alla letteratura europea e mondiale. Sì, ecco, Comi non ha tradotto delle opere come, come ha fatto Bodini, anche perché Bodini aveva, faceva proprio, svolgeva proprio questa professione, no? Di docente di letteratura spagnola, e quindi traduceva anche testi appunto della letteratura antica e moderna spagnola. E Comi ha riflettuto però su questi autori. Ci sono anche delle raccolte in prosa di Girolamo Comi in cui lui riflette su pensatori europei, antichi e moderni, su scrittori europei, anche qui soprattutto francesi, Pascal per esempio, su grandi filosofi come Pascal, ecco, però non ha svolto un'attività vera e propria di traduzione, che io sappia, non, ha condotto sempre questa sua ricerca di carattere spirituale, diciamo, ma non attraverso le traduzioni, ma attraverso letture sicuramente. Ha letto appunto questi classici antichi e moderni, soprattutto classici filosofici, religiosi, eccetera, quando si è convertito, ma non ha svolto una vera e propria attività di traduzione, né ha scritto dei rifacimenti di opere classiche, diciamo. Va bene, la ringrazio, prof. Prego. Allora, volevo tre piccole note, più che riflessioni. Sì. Su Bodini. Sì. Allora, Bodini usa dei particolari loci stilistici. Sì. Riprendo questa citazione da, dallo studioso Enrico Testa, in quel volume che tu hai curato molto attentamente su, tra Sud Europa, perché Enrico Testa pone la sua attenzione su questo periplo di forme ed espressioni che non hanno soltanto una natura stilistica, ma anche una natura appunto cromatica, e specificatamente fa un'attenta focalizzazione su quelle che sono queste forme, cito appunto proprio da questo studio di Testa, convenire, mescere, empire, addirittura aduggiare e poi corruscare, che guarda caso questo termine si ritrova anche talvolta in Goma e molto più diffusamente nella poesia appunto di Betocchi. Betocchi usa molto il termine corruscare. E poi c'è anche questo mandrucciare che si ritrova in Gadda, il toscano mandrucciare. Quindi questo mi ha colpito molto, questo aspetto qua. E vorrei avere una maggiore, come dire, una maggiore appunto, ecco, illustrazione. Poi c'è un altro aspetto che pure è molto intrigante, molto interessante ed emerge molto bene dalla tua innovativa, originale lezione di oggi. La luce, il tema della luce, che appunto è in Betocchi, è in Comi e anche in Bodini. Ma questa luce che ci consegna appunto Bodini, soprattutto in Bestiario Salentino, che io ho letto in parte, e specificamente a pagina 96 c'è questa
citazione di Bodini sulla luce. Dice appunto Bodini: la luce è un'altra bestia sulle case. Sì. E poi nella Luna dei Borboni e altre poesie dice che la verità di questo sud così micidiale nella sua ferma e corrusca immobilità. Quindi sì. Cioè questa luce, il topos praticamente della luce, e unitamente anche a questi loci stilistici che si ritrovano praticamente nella poesia appunto bodiniana, sono molto molto particolari. Certo. Sì, dunque per quanto riguarda il primo punto, sì, la lingua poetica è stata studiata benissimo di Bodini, da Testa, da Enrico Testa, che come sappiamo è uno specialista, no? È uno dei maggiori specialisti, uno dei maggiori studiosi della lingua poetica del Novecento italiano. E quindi ha rintracciato queste varie provenienze, come dicevi tu, toscanismi e altri termini particolari che Bodini inserisce un po' nella sua lingua, che è molto ricca e molto variegata anche, no? E quindi più di quello che ha detto Testa è difficile riuscire a dire. Per quanto è molto interessante il tema della luce che tu sei riuscito a individuare. In Bestiario Salentino, sì, la luce è un'altra bestia, ma io vorrei citare anche un'immagine bellissima di Bodin, qui, questa luce del sud, del Salento in particolare, perché quando parla del sud parla del Salento in fondo a Bodini. Questa luce del sud ha qualcosa di tragico e nello stesso tempo di misterioso. Parla, per esempio, in una poesia di un tramonto da bestia macellata. Tramonto da bestia macellata, no? Questa luce così, questo rosso forte, questo rosso estremamente violento anche, che caratterizza i tramonti del sud, che rinvia poi a un'altra. Noi abbiamo parlato del surrealismo, ma in Bodini c'è anche l'espressionismo, per esempio, no? C'è anche una componente espressionistica che è molto forte anche, che è stata messa anche in rilievo dagli studiosi. Il tramonto da bestia macellata è una tipica immagine espressionistica, no? Che emerge. Quindi hai perfettamente ragione. Mentre invece in Bodini, come ho cercato di chiarire un po' prima, la luce appunto ha quasi una valenza divina, no? E equivale all'assoluto, in fondo, no? Il sole come simbolo proprio dell'assoluto. E quindi sia in uno che nell'altro ha un significato molto, molto importante la luce, sia nella poesia di Comi che in quella di Bodini. Va bene, ci sono altre riflessioni, domande, interventi? Allora, se non ce ne sono, allora salutiamo il professore Antonio Lucio Giannone, ringraziandolo ancora per questa bellissima lezione che ci ha voluto offrire. Spero che sia stata interessante, che abbiate potuto conoscere appunto questi due poeti che sono e continuano ad essere trascurati un po' dagli studiosi, ma che appunto però si stanno affermando, soprattutto più che in Italia, nei paesi ai quali loro fanno riferimento, la Spagna per Bodini. Proprio recentemente è uscita la traduzione in Spagna del Corriere Spagnolo, questi reportage che lui scrisse dalla Spagna, ancora più recentemente è uscito un volume che comprende gli atti di una giornata di studi che si tenne a Valencia, nell'Università di Valencia, 2 anni fa, curata dal collega Juan Carlos de Miguel, che ha raccolto appunto queste relazioni dedicate a Bodini da studiosi italiani. Andammo noi dall'Università del Salento, ma c'erano anche studiosi spagnoli, italianisti spagnoli, che si occuparono appunto di vari aspetti dell'opera bodiniana. E così per Comi in Francia, come dicevo prima, ci sono stati alcuni critici che hanno recensito le poesie di Comi e hanno anche scritto dei saggi, come appunto Yannick Duchan, no? Che ha pubblicato quell'articolo proprio su Sinestesia Online, no? Sull'ultimo numero di Sinestesia Online. Quindi questo mi fa molto piacere, perché appunto questi nomi è giusto che siano conosciuti, queste figure di scrittori anche in questi paesi dove loro si sono formati e ai quali fanno sempre riferimento. Va bene. Vi ringrazio dell'attenzione. Grazie. Speriamo di rivederci prossimamente, non solamente in modo virtuale, ma anche. Ciao, Lucio. Ciao. Fanio, saluto Alberto, saluto tutti i partecipanti. E Lucio, saluto. Grazie. Grazie. Ciao.